Bene, allora buon pomeriggio a tutti. Io sono Simone Zambruno, sono il tecnico del Frame Lab. Vi do il benvenuto a questo secondo appuntamento con il ciclo di seminari Comunicazione digitale, patrimonio culturale, narrazioni. Dunque, devo dire che ragionando sul titolo di questo secondo appuntamento, le prime volte in qualche maniera mi suonava male, per così dire, gli strumenti digitali come metodologie. Uno strumento è uno strumento, può far parte di una metodologia al limite. In realtà l'utilizzo di quelle che fino a molto tempo fa erano chiamate le nuove tecnologie, che ormai sono radicatissime nella pratica, nello studio della valorizzazione del patrimonio, non è solo la scelta di un mezzo, è in realtà una scelta di direzione, perché gli strumenti del digitale sono contemporaneamente tools, quindi mezzi per raggiungere una soluzione, e un modo per valutarne i risultati. Cioè, in altre parole, scegliere di utilizzare questo tipo di tecnologie per studiare un contesto o un bene specifico attiva un processo tramite quelle informazioni che confluiscono nello strumento, generano altre informazioni, a volte nemmeno previste a priori, generano nuove domande, forniscono risposte che spesso sono inattese. Sempre più, inoltre, questo aiuta nella costruzione di workflow, cioè di flussi di lavoro, sia riferiti al bene in esame, sia in un'ottica più ampia, per la condivisione, per il confronto tra saperi e tra professionalità differenti. Quindi è per questo che, come vedremo tra poco, in sostanza, possiamo affermare che, per esempio, i sistemi GIS possono andare oltre la ricerca archeologica, in cui sono utilizzati da più di 20 anni, o perché si può parlare di grafica 3D anche nella ricerca storico-artistica. Perché questi strumenti di fatto attivano dei processi. Vi faccio due rapidissimi esempi che derivano dalle esperienze dirette su progetti in cui FrameLab e diversi tra i relatori che oggi parleranno sono stati coinvolti. Il primo è la chiesa di Santa Maria in Portofuori, di cui abbiamo realizzato una ricostruzione 3D nel 2015. Questo progetto è stato svolto in collaborazione con il professor Alessandro Volpe, storico dell'arte, studioso di questa chiesa e contesto che conosceva molto bene. Ecco, una volta vista però la ricostruzione 3D di questo edificio, ne ha tratto numerosissimi nuovi spunti, dovuti al fatto che intanto per la prima volta poteva osservare l'edificio nella sua tridimensionalità, nella sua interezza, ma anche perché, per esempio, grazie all'utilizzo di visori, gli veniva restituita la percezione della dimensione della chiesa. E questo elemento è importante perché il contesto, anche la percezione del contesto, in questo caso dal punto di vista dimensionale, è fondamentale per la comprensione di quel caso di studio. Il secondo esempio riguarda invece lo studiolo perduto di Belfiore. Ecco, anche in questo caso la scelta di utilizzare uno strumento digitale, la grafica 3D nello specifico, ha modificato l'intero approccio al processo di studio di questo ambiente. Nei fatti, la ricostruzione ha messo in evidenza come i dati storici disponibili sulle dimensioni di questo studiolo fossero in realtà da prendere, diciamo, con le proverbiali molle, perché la stanza poi ricostruita secondo quanto indicavano le fonti risultava enorme rispetto agli altri casi noti di queste piccole stanze, che sono casi successivi, in certi casi anche di molto, che sono appartenenti ad altri contesti sociali e storici, ma non sono ignorabili se dovevamo, qualora nel momento in cui dovevamo valutare la plausibilità di quello che sapevamo dimensionalmente parlando sullo studiolo di Belfiore. E questa ricostruzione, il confronto tra una restituzione tridimensionale dell'oggetto e quello che sapevamo dalle fonti, a sua volta ha influito sulle scelte di musealizzazione di queste ricostruzioni. Chiudo, ma faccio un'ultima considerazione sul fatto che forse il caso più significativo di questa trasversalità dei tool digitali è proprio quello dei manoscritti, a cui forse si pensa meno quando ci si avvicina a queste tecnologie. In realtà, attraverso le tecniche di text retrieval, attraverso l'uso dei linked open data, attraverso operazioni di fotomanipolazione o di indagine multispettrale delle pagine, si creano delle fitte reti di relazioni, si creano nuovi dati che valicano i limiti e ampliano tantissimo le possibilità di indagine, scusate, per così dire, tradizionali, ormai lo mettiamo tra triple virgolette. Quindi il quadro è molto variegato ed effettivamente il titolo, mi sono reso conto di questo intervento, è molto centrato.
Qui però mi taccio davvero e lascio la parola ai relatori. Ricordo che dopo gli interventi abbiamo previsto uno spazio per le domande, per la discussione. Per adesso lascio la parola a Marco Cornaglia con i sistemi GIS oltre alla ricerca archeologica. Allora, io mi... Scusate. Ah, devi condividere su Zoom. Questo è Zoom. E lì in alto a destra, guarda Marco. Verso la finestrella, freccia verde. Ok. Condividi lo schermo, prendi il tuo PowerPoint e ci sei. Scusate il ritardo. Allora, io mi ricollegherei a quanto detto fino adesso da professor Zambruno, prendo in analisi le problematiche della tutela e valorizzazione dei beni culturali. Questo perché sia la tutela che la valorizzazione in realtà si basano su una serie di metodologie ben definite e di strumenti ben definiti. Il problema molto spesso è che il concetto stesso di cosa sia bene culturale e di quali strumenti vadano impiegati per la valorizzazione di questo genere di realtà è in realtà un processo che è ancora in evoluzione, è stato in evoluzione per molto tempo e ha subito in questo senso una spinta molto forte negli ultimi decenni, ma è un processo che ancora adesso continua a godere di diversi tipi di apporti e che è costantemente in cambiamento. Una grossa spinta in questo senso è stata data molto probabilmente dall'attività e dall'influsso dell'UNESCO stesso, perché a partire già dal 2013 la tutela dei beni culturali e in generale la cultura sono tornate ad essere il fulcro delle politiche definite dall'UNESCO per la tutela e per la definizione di uno sviluppo sostenibile. Questo già a partire dal 2013. Soltanto 2 anni dopo le Nazioni Unite si sono riunite nuovamente e hanno individuato 15 SDG, Sustainable Development Goals, che sono obiettivi per lo sviluppo sostenibile e ancora una volta la cultura ha un ruolo in primo piano, in questo caso per il definire lo sviluppo di determinate aree. In particolare qui è stata presa in analisi lo sviluppo delle aree urbane, ma i confini della cultura sono molto molto ampi, in continua evoluzione, e di conseguenza qualsiasi area deve prendere in considerazione anche questo aspetto, in realtà al di là di quello più prettamente fisico, ambientale. Di questi goals, di questi obiettivi, l'obiettivo numero 11.4 prevede che sì, l'adozione di iniziative per la salvaguardia del patrimonio culturale naturale vengano adottate. L'obiettivo 8.9 invece era focalizzato sull'adozione entro il 2030, che è il termine per tutti questi obiettivi, di una serie di politiche per un turismo sostenibile che crei posti di lavoro e promuova cultura e prodotti locali. Ora, l'UNESCO nel 2016 ha lanciato in modo già più materiale, in modo più deciso, una serie di programmi per garantire uno sviluppo sostenibile, come dicevamo prima, soprattutto dei contesti urbani. E in questo caso è stato avviato un progetto per il Sustainable Urban Development, un sviluppo urbano sostenibile. Puoi ammettere? Questa serie di... Questa serie di iniziative attualmente coinvolgono tutto il pianeta, ma hanno avuto un particolare impatto soprattutto nel vecchio mondo, soprattutto in Europa, questo per via di una serie di politiche che tradizionalmente il vecchio mondo ha sempre adottato, almeno dall'Ottocento, per la salvaguardia del proprio patrimonio culturale. Ma, collegandosi a quanto detto prima anche il professor Zambruno,
qui si tratta anche di definire possibili sviluppi ulteriori di questo genere di iniziative. In questo caso si è deciso non soltanto di salvaguardare il patrimonio culturale europeo, ma anche di definire una serie di iniziative. Un tipo di iniziativa particolare, e che si ricollegherà, lo diremo più avanti, in particolare sull'impiego del GIS, è la definizione di una serie di mappe digitali, interattive e non, che seguono delle strategie basate sulla cultura e sullo sviluppo della cultura all'interno del vecchio mondo. Questo naturalmente è soltanto uno dei possibili sviluppi degli SDG, i quali hanno naturalmente una serie di obiettivi ben definiti per quanto riguarda, e di strategie ben definite soprattutto per quanto riguarda il ruolo del patrimonio culturale nella rivalutazione anche dell'economia locale, posto che possono esistere una serie di minacce attualmente a danno del patrimonio culturale e in generale anche dell'ecosistema in generale di una determinata area, il patrimonio culturale può intervenire in senso materiale nella valorizzazione e nella tutela dell'area, il che attraverso una serie di strategie che sono volte soprattutto alla valorizzazione dell'area, al rafforzamento e alla salvaguardia dei beni archeologici e non solo, e all'incentivazione del turismo, porta a una serie di sviluppi economici e quindi anche a nuove opportunità per l'area, che si traducono sia in condizioni di lavoro nuove o comunque meglio definite, o in uno sviluppo comunque sostenibile per la comunità. Nel corso della definizione di queste strategie per i beni culturali e per la loro tutela, il ruolo probabilmente più rilevante è quello che è stato assunto dai cosiddetti geoinformatics. I geoinformatics sono quella serie di strumenti che si occupano, in poche parole, di fotografare lo spazio. Sono quegli strumenti che si occupano di riprendere, di assicurare una testimonianza di determinate realtà spaziali che possono andare da un'intera area, a un quartiere, a un singolo edificio o a una singola opera d'arte, per assicurarne così la salvaguardia anche nel caso in cui questa realtà venga danneggiata, o anche nel caso in cui si voglia in qualche modo incentivare la valorizzazione di una determinata area, diffondendo sotto forma di repliche tridimensionali, se vogliamo, la conoscenza di determinati elementi. Fra le tecnologie che vengono impiegate per i geoinformatics ci sono la fotogrammetria, il laser scanner, il laser scanning e tutta una serie di strumenti che servono a ottenere una mappatura generale e digitale di un'area. Ora, anche in questo caso è stata definita una strategia molto precisa per questo tipo di tecnologie e per l'uso che hanno nella tutela dei beni culturali. Si tratta di una catena di legami fra la salvaguardia dei beni culturali, il turismo sostenibile e il patrimonio culturale. E i geoinformatics si collocano in questo senso come gli strumenti necessari e, per molti versi, imprescindibili per la salvaguardia e tutela di questo genere di realtà. Ora, per fare una breve panoramica su quello che i geoinformatics hanno permesso di ottenere negli ultimi anni, come primo esempio può essere considerato quello, il dato assolutamente più importante per la ricerca almeno archeologica, ovvero la possibilità di effettuare delle nuove scoperte. In questo caso i geoinformatics applicati all'analisi spaziale hanno consentito la scoperta di ben 17 nuove piramidi nella Valle del Nilo. Questo vuol dire un'area che non è limitata all'Egitto, ma che contempla anche parte dell'odierno Sudan. Questo programma era partito per la tutela in un senso molto preciso, ovvero la lotta contro i tombaroli, contro la profanazione di siti storici. Ma uno sviluppo ulteriore di questo tipo di ricerca, che si è basato sulla mappatura di determinate aree, ha consentito di identificare e individuare ben 17 nuove piramidi, anche se di dimensioni modeste, lungo la Valle del Nilo. Ora, lo strumento
più utilizzato fra i vari geoinformatics per la mappatura, cioè l'esempio che abbiamo portato in precedenza, è ovviamente quello dei GIS, GIS, cioè Geographic Information Systems. Si tratta di una serie di database, per cui si tratta essenzialmente, che però sono legati graficamente e metodologicamente a delle coordinate spaziali. Qualsiasi genere di informazione più o meno ampia può essere legata ad un'area precisa che è collegata a delle coordinate verosimili all'interno, all'interno del globo terrestre. Quindi si tratta essenzialmente della realizzazione di mappe digitali e della loro implementazione con una serie di informazioni culturalmente rilevanti. Ancora una volta si tratta di uno sviluppo in realtà imprevisto. È quasi un incidente che ha portato i GIS ad approcciarsi all'archeologia, perché non è questo l'utilizzo che ne era stato fatto all'inizio. I GIS sono nati in Canada circa negli anni 60 per mappare il territorio locale. Erano essenzialmente uno strumento a tutela della Guardia Forestale canadese, ma la versatilità estrema di questo strumento ha permesso loro di essere impiegati in una vasta gamma di strumenti, inclusi naturalmente la ricerca archeologica, i beni culturali, l'urbanistica, la riqualificazione urbana e in generale qualsiasi contesto che abbia bisogno di un supporto di tipo spaziale o geospaziale. Le origini dei GIS sono molto remote, si potrebbe parlare delle origini della cartografia per parlare delle origini dei GIS, ma in realtà possiamo trovare un antenato più preciso e più vicino. Nel 1854 la città di Londra è stata oggetto di un'epidemia di colera, per combattere la quale è stato svolto un lavoro scientifico che ha portato a rintracciare e mappare uno a uno tutti quei siti che erano propagatori del contagio. In questo caso non si trattava tanto dell'agente umano, o meglio non solo, ma di silos e in generale depositi d'acqua contaminati. John Snow, il medico che nel 1854 ha portato avanti questa indagine, ha mappato uno a uno i siti dell'acqua contaminata e questo tipo di analisi con una mappatura di tipo puntuale dei siti è forse l'antenato più preciso e più illustre, se vogliamo, dei GIS, almeno per quanto riguarda la loro metodologia. Esistono diversi tipi di applicativi GIS open source o meno, ma ce ne sono due che si combattono, se vogliamo, l'anima di questo tipo di ricerca. E sono essenzialmente QGIS, che è la base della ricerca GIS ancora oggi, che è open source, scaricabile liberamente e gratuito, e che nel corso del tempo è stato utilizzato soprattutto per la mappatura selettiva e il controllo del territorio. Per mappature invece di tipo già più sostenuto e più sofisticate viene utilizzato ArcGIS. Per ArcGIS è possibile in realtà ottenere anche in questo caso un account gratuito che però è molto limitato, ma essenzialmente ArcGIS resta un software proprietario e, cosa più importante, non è un solo programma a differenza di QGIS, ma un pacchetto di programmi che permettono vari tipi di analisi spaziale che vanno dalla semplice mappatura anche la costruzione tridimensionale. Ora, senza fare una cernita di tutti i tipi di GIS e di ciò che si può fare con tutti i GIS, ricordiamo che quello che possono fare essenzialmente è identificare delle aree all'interno di una mappa e associarle virtualmente a un numero infinito di informazioni di qualsiasi tipo, quindi anche video, immagini, costruzioni tridimensionali, eccetera. Un esempio già abbastanza illustre in questo senso è dato dal Middle Eastern Geodatabase for Antiquities, che mappa una serie di siti in Giordania e in generale nel Medio Oriente. Ma una cosa fondamentale nell'impiego dei GIS è che permettono anche di mappare non soltanto lo sviluppo nello spazio, ma anche nel tempo. Quindi si può valutare anche l'evoluzione diacronica di una determinata area. Il MOLA, il Museum of London Archaeology, curato dal Museo della Città di Londra, ha realizzato così una serie di mappe che si riferiscono all'area metropolitana di Londra, valutandone l'evoluzione in epoca preistorica, età del bronzo inclusa, romana, sassone e medievale. L'impiego dei GIS non si limita al 2D, naturalmente, ma si estende anche alla realizzazione di mappe e ricostruzioni tridimensionali.
Nel caso della città Maya di Copan, per esempio, un determinato elemento del pacchetto di ArcGIS, ovvero ArcGIS City Engine, è stato utilizzato insieme alla fotogrammetria e laser scanner, quindi riportando nella stessa famiglia tutti i geoinformatics, per realizzare delle ricostruzioni delle città Maya. E questo, unito all'analisi statistica che i GIS consentono di fare, ha permesso di valutare determinate situazioni e condizioni nella pianificazione urbana di una civiltà che per gli standard europei è ancora all'età della pietra, ma aveva raggiunto un livello molto sofisticato di urbanizzazione. Un altro vantaggio dei GIS è dato dalla disponibilità di una determinata piattaforma, ovvero GIS Online, che permette ai vari studiosi di condividere il proprio contenuto e di comunicare in generale. Questa piattaforma mette a disposizione degli utenti inoltre una serie di web app, ovvero le storm app, che consentono di realizzare una presentazione ragionevolmente sofisticata del lavoro che viene eseguito. Questo consente quindi di perfezionare il proprio lavoro, di condividerlo in un modo che sia appetibile e immersivo per il pubblico. Ora, per quanto riguarda il patrimonio culturale in generale, questo non è soltanto tangibile, naturalmente. Esiste anche un patrimonio di tipo intangibile che viene contemplato e valorizzato all'UNESCO. Questo è legato quindi a determinate manifestazioni culturali, tradizioni, e anche questo viene contemplato e mappato dai GIS. Per esempio, una story map determinata, la Masters of Tradition, che è stata curata dall'American Association of School Librarians, è stata organizzata per mappare tutte le manifestazioni culturali all'interno del suolo americano. Quindi in questo caso non soltanto quelle magari degli americani, nel senso tradizionale del termine, dei nativi americani, ma di tutte le etnie che si sono succedute attraverso l'immigrazione all'interno del territorio americano. E per stare nel tema, un altro tipo di story map, invece, la Mapping Irish Surnames, è stata organizzata per mappare i cognomi irlandesi all'interno appunto dell'Irlanda. Questo perché circa il 10% della popolazione americana è di origine irlandese, questo consente quindi di risalire alle proprie origini. È uno strumento che è stato elaborato allo scopo di determinare l'area specifica entro la quale un determinato cognome gaelico, nordico o anglosassone fosse diffuso all'interno dell'Irlanda. Ora, per quanto riguarda il patrimonio materiale e immateriale, è possibile definire un punto di incontro fra le due cose per determinati tipi di lavori che uniscono i due contesti. Per esempio, la Perigesi d'antica Grecia di Pausania, una descrizione dell'intera Grecia, si riferisce a delle realtà materiali, ma anche a realtà immateriali come miti tradizionali, culture, riti che erano distribuiti secondo determinate modalità all'interno dell'antica Grecia in epoca romana. Questo tipo di testo, che unisce quindi il fronte del materiale a quello dell'immateriale, è stato oggetto di un lavoro che ho portato avanti per la mappatura dei siti di Pausania e che permette quindi di valutare la distribuzione di determinate realtà più o meno verosimili, più o meno materiali, ma comunque con una certa verosimiglianza, sempre con attenzione alla ricerca scientifica, all'interno dell'area greca. A questo punto, per concludere, è necessaria una piccola riflessione forse su qual è il futuro dei GIS, e soprattutto per quanto riguarda in realtà la loro applicazione ai beni culturali, perché nella definizione di quale è l'utilizzo dei GIS, soprattutto a partire dal 2020-2021, è stato definito che per il 31% è legato alla pianificazione spaziale, per il 30% al decision making, per il 23% alla gestione dei beni e un 16% è legato ad altro. In realtà non c'è bisogno di adottare un'impostazione così rigida, perché lo sviluppo e la tutela dei beni culturali si possono potenzialmente applicare a ciascuna di queste categorie, soprattutto ricordando quanto abbiamo detto all'inizio sul fatto che la tutela dei beni culturali ora è all'ordine del giorno anche per lo sviluppo sostenibile ed è uno dei punti da raggiungere per lo sviluppo del pianeta entro il 2030. Quindi non, forse è sbagliato
categorizzare in questo modo per percentuale l'utilizzo del GIS, perché di sicuro l'impiego dei beni culturali nei GIS non si limita al 16%, in realtà è necessario essere più elastici. Per quanto riguarda invece lo sviluppo futuro del GIS, quindi unendo le varie categorie e varie applicazioni, è possibile trovare un punto di incontro per il GIS come strumento per beni culturali, ma anche come strumento videoludico. In questo caso, l'esempio lampante è quello dato da Rome Reborn, che è uno strumento sviluppato dall'Università della California e che si basa soprattutto su uno strumento GIS del pacchetto ArcGIS, cioè City Engine, per ricostruire su base filologica, quindi con l'ausilio di studiosi, professori e addetti ai lavori di ogni tipo, il paesaggio dell'antica Roma in età imperiale. Si tratta di uno sviluppo, quindi anche questo inaspettato, di ArcGIS, e che potrà avere un ulteriore sviluppo inaspettato perché è previsto l'utilizzo di visori per poter usufruire di questo tipo di ricostruzioni all'interno dell'ambiente urbano di Roma stessa. Questo è uno degli usi che è stato contemplato per Rome Reborn, ma questo uso attraverso i visori in realtà è già stato portato avanti per alcune installazioni museali. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, in realtà è stata di uno sviluppo di un work in progress ancora adesso, quello dell'utilizzo del geoinformatics per i beni culturali, che possono essere utilizzati per coniugare tutta una vasta gamma in realtà di settori che vanno dal settore videoludico, a quello archeologico nel senso più lato, a quello turistico, questo per comunque realizzare nuove realtà che possono coinvolgere in generale il pubblico e non soltanto gli addetti ai lavori. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Marco. Sì, devo dire che i GIS hanno un ruolo sempre più preponderante al di là dell'archeologia. Tra l'altro tutte queste interconnessioni con la grafica 3D, con analisi che non sono puramente solo analisi spaziali, devo dire che hanno un ruolo importante anche nei progetti che affrontiamo quotidianamente, di cui poi ti chiederò qualcosa alla fine perché sono curioso. Bene, direi che possiamo procedere allora col secondo intervento. Quindi Uber Gamba, Federica Collina, Viviana Ranaglia, ricostruzioni 3D e virtual tour nella ricerca storico-artistica. Salve. Non volevo fare questo. È già condiviso lo schermo? No, vai su Zoom, che è quella finestra fluttuante. Condivido. Ok. Ok. Allora, innanzitutto partirei da quella che è la definizione di patrimonio culturale. Il patrimonio culturale è un insieme di beni culturali, paesaggistici, che costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione e che hanno un particolare interesse a livello artistico, storico, bibliografico, etnoantropologico o archivistico. La conservazione del patrimonio culturale è quindi di fondamentale importanza per sostenere la tradizionale identità sociale unica di qualsiasi nazione, cultura o evento. I beni del patrimonio culturale sono beni inestimabili con un valore storico molto elevato e la loro conservazione è una priorità assoluta per tutte le comunità. Con l'emergere delle tecnologie digitali, i musei e le organizzazioni per la conservazione stanno cominciando ad adattare queste tecnologie alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Ma perché è così importante digitalizzare il patrimonio culturale? La digitalizzazione facilita la conservazione del bene in circostanze ottimali e fornisce anche un equivalente digitale disponibile per l'uso da parte del pubblico. È difatti necessario digitalizzare il patrimonio culturale per migliorarne l'accessibilità, in modo da permettere a studenti, insegnanti, ricercatori di esplorare e connettersi con il nostro passato. L'attuale scenario globale di caos risultante da un continuo alternarsi di guerre, illegalità, degrado ha fortemente colpito e annientato alcuni tesori storici senza pari e nessuna misura può facilitarne la ricreazione.
Per questo, oltre alla conservazione del patrimonio culturale fisico, è necessario adottare misure tempestive per preservare, gestire, distribuire le informazioni relative ai beni culturali ancora esistenti. Un'altra problematica che si può affrontare grazie alla digitalizzazione è quella dei beni culturali invisibili. Studi recenti hanno dimostrato come soltanto il 10% del patrimonio culturale mondiale sia esposto nei musei, mentre il restante 90% è depositato negli archivi a causa della minore importanza rispetto ad altri beni più attraenti o semplicemente a causa del pesante degrado fisico. Le soluzioni digitali possono superare questi problemi. Un bene culturale digitalizzato può essere restaurato virtualmente, rendendo il suo ripristino più economico e affidabile. Può anche essere inserito in una collezione digitale, valorizzato collegandolo ad altri artefatti o semplicemente evidenziandone la storia, come vedremo dopo con i miei colleghi. Riprendendo quello che è stato già detto in precedenza, quindi uno degli scopi principali della digitalizzazione del patrimonio culturale è quello di migliorarne l'accessibilità, renderlo più visibile. In quest'ottica il nostro laboratorio, il Framelab, sta collaborando con il Museo Nazionale per far conoscere meglio al pubblico i tesori al suo interno provenienti dai beni UNESCO di Ravenna. Prima di parlare però del caso studio vero e proprio che abbiamo portato, mi preme dare un'introduzione su quelle che sono state le tecnologie utilizzate per la digitalizzazione dei reperti del museo. Come si può digitalizzare un bene culturale? Scansionare oggetti appartenenti al patrimonio culturale risulta più complicato del normale, in quanto i reperti sono spesso soggetti ad un accesso limitato, non possono essere facilmente manipolati e hanno anche una grande variabilità di dimensioni, forma, materiali. Al giorno d'oggi, con i progressi delle tecnologie di acquisizione ed elaborazione dei modelli 3D, è possibile eseguire acquisizioni di alta qualità utilizzando dispositivi del tipo handheld o anche portatili. Questi risultano maneggevoli, facili da utilizzare, non necessitano di una postazione fissa e permettono di realizzare scansioni con densità di campionamento non inferiore a un decimo di millimetro. Tra le tipologie di acquisizione 3D più diffuse vi sono gli scanner a luce strutturata. Un sistema a luce strutturata utilizza per il suo funzionamento la proiezione di pattern di luce direttamente sulla superficie dell'oggetto. Attraverso l'analisi della deformazione del pattern proiettato, il software di scansione ricava la geometria dell'oggetto. La luce strutturata utilizzata per la scansione 3D può essere bianca e o blu e viene generata da numerosi proiettori che contemporaneamente rilevano la texture dell'oggetto grazie alla presenza di una o più telecamere. I principali vantaggi della tecnologia a luce strutturata per la scansione 3D sono la velocità, la risoluzione, la versatilità nella scansione. Inoltre, la semplicità di acquisizione rende l'utilizzo di questi scanner idonea anche a operatori meno esperti. È proprio grazie a queste caratteristiche che lo scanner a luce strutturata è stato scelto per affiancare i nostri tesisti e tirocinanti nel lavoro di acquisizione dei reperti conservati al Museo Nazionale. Nell'ambito della collaborazione tra Museo Nazionale e Framelab, uno dei primi reperti scansionati riportati all'antico fasto è stata la pseudoedicola numero 13, collocata nel primo chiosco del museo. Con lo scanner a luce strutturata specifico per oggetti di medie e grandi dimensioni, è stata dapprima acquisita la superficie dell'edicola, facendo in modo che ogni scansione avesse punti sovrapponibili alla precedente. Grazie al software associato allo scanner, ogni scansione è stata poi ripulita da elementi di disturbo o zone accidentalmente acquisite. Una volta terminato questo passaggio, si è proceduto con l'allineamento delle scansioni. Lavorando su due scansioni alla volta, sono state collocate due o tre coppie di marcatori in punti di collimazione su ognuna di esse. Terminato il passaggio di allineamento, si è lanciata la fusione delle scansioni, ottenendo il modello 3D finale che si vede nell'ultima immagine animata. Come si può notare, appunto, da questa immagine animata, il modello finale si è dimostrato sprovvisto di parte dei bordi laterali, nonché della parte superiore e retrostante. Le lacune sono imputabili alla collocazione a ridosso della parete del chiostro e all'altezza dell'edicola, essendo quest'ultima superiore ai 2 metri e non avendo l'ausilio della scala. È stato quindi necessario ricorrere alla ricostruzione digitale delle parti mancanti. E qui passo la parola alla mia collega. Salve. Allora, la modellazione 3D e le conseguenti ricostruzioni digitali sono una risorsa preziosa poiché apporta dei vantaggi e varie possibilità di uso che sono stati precedentemente illustrati. La modellazione 3D permette di acquisire e riprodurre nella forma e nell'aspetto un oggetto o una scena, riportandone le caratteristiche di profondità e colori e modificarne poi anche la geometria. Consente di ricreare modelli complessi e navigabili e misurabili.
Per quanto riguarda il patrimonio culturale, consente di effettuare riproduzioni accurate di oggetti, superfici o strutture, replicandone non solo la morfologia, ma anche la loro consistenza e il loro materiale. Le ricostruzioni digitali vengono realizzate principalmente perché l'opera è frammentaria, è impossibile la sua fruizione per ipotesi ricostruttive e per il restauro virtuale. E permettono di visualizzare l'opera o il sito nella sua attuale conformazione o come doveva essere in origine. Infatti, tramite il restauro virtuale è possibile restituire l'integrità completa o parziale di un bene artistico, archeologico o architettonico, senza ricorrere ad interventi invasivi e senza compromettere l'autenticità del manufatto. E qui possiamo vedere due esempi di due progetti realizzati nel Framelab, ossia la chiesa di San Giovanni Evangelista, che è stata ricostruita come era in origine e sono stati ricollocati al suo interno i mosaici originali, e poi il progetto Ariani in piazza, dove è stata ricostruita la conformazione originale della piazza. Uno dei requisiti fondamentali della modellazione 3D è la massima fedeltà e accuratezza all'oggetto o alla scena originale. Il fine infatti non è quello estetico, riprodurre solo qualcosa di bello, ma la riproduzione accurata e ove possibile ad alta risoluzione. E queste ricostruzioni non sono un'alternativa alla realtà, ma sono un'interpretazione e trascrizione della realtà, perciò è molto importante la documentazione. Non esiste un metodo unico per la modellazione 3D. Le attrezzature e i metodi di lavoro variano infatti a seconda della tipologia dell'oggetto e in fase di digitalizzazione, lo scopo del progetto, l'ambientazione, il software e molti altri fattori. Nel nostro caso studio è stato utilizzato il software Blender per restaurare alcuni reperti, visto che la maggior parte sono attualmente addossate alle pareti e non è possibile vedere l'opera nella sua interezza. Blender è un software open source di modellazione 3D, animazione, compositing, editing, video e rendering di immagini tridimensionali. Ha al suo interno una vasta varietà di strumenti che lo rende adatto a quasi tutti i tipi di riproduzioni media. La base di lavoro sono stati questi modelli tridimensionali ottenuti tramite il rilievo digitale, che possono essere effettuati attraverso laser scanner, fotogrammetria o, come nel nostro caso, con uno scanner a luce strutturata. Nel caso in cui non è possibile visionare l'opera o è andata perduta, come spesso succede nell'ambito dei beni culturali, è possibile ricostruire interamente l'oggetto, la struttura, utilizzando varie materiali come fotografie, planimetrie, iconografie e molto altro. Nel nostro caso del museo, in futuro Blender potrebbe essere infatti utilizzato anche per ricostruire la conformazione originaria di questi oggetti esposti, poiché molti reperti provengono da strutture smembrate. Nel nostro caso studio non si è potuto acquisire digitalmente l'intera stele, e quindi è stato appunto necessario questo restauro virtuale con Blender. Per quanto riguarda la parte tecnica, è stata combinata l'acquisizione 3D ottenuta dallo scanner a luce strutturata con la modellazione 3D delle parti mancanti, al fine di ricreare un'ipotetica ricostruzione dell'originale aspetto. In pratica è stato aggiunto un nuovo solido che è stato conformato al modello 3D della stele attraverso Blender, appunto, che ha al suo interno molte funzioni e molti modificatori che consentono di modellare il solido in base alle proprie esigenze. In questo caso, di dare spessore alla stele e colmare il vuoto che si era creato nella parte superiore. Questo è stato fatto per non apportare modifiche alla stele, consentendo la conservazione di ciò che è originale. Inoltre, la parte aggiunta è separata, reversibile e riconoscibile, in quanto è stato utilizzato un materiale diverso dall'originale. Il restauro virtuale di un manufatto deve essere sempre effettuato secondo i principi, i metodi e le tecniche del restauro stabilite da Cesare Brandi. Il fine del restauro è quello di ricercare il miglior compromesso tra l'esigenza di trasmettere il patrimonio culturale e compromettere il meno possibile l'integrità di quest'ultimo. Infine, una volta costruito il restauro, è stato creato un luogo virtuale in cui esporre la stele provvisoriamente. Lumion è un software di visualizzazione architettonica per la creazione di rendering, video 3D e panorami VR. È stato utilizzato per ricreare una stanza precedentemente modellata con Blender e un supporto in cui esporre momentaneamente la stele in attesa della creazione del tour virtuale.
Eccoci qua, buonasera, stavolta mi presento, sono il dottor Ibergamba, borsista di ricerca presso il laboratorio FrameLab e parleremo appunto assieme di virtual tour, più o meno cosa sono. Come al solito bisogna sempre partire un po' con delle premesse doverose. Quindi per parlare di virtual tour bisogna innanzitutto chiarire di che cosa si tratta. Il virtual tour è un tour comunicativo dal forte impatto emotivo che porta l'utente in un percorso composto da immagini panoramiche a 360 gradi, come sono presenti nella slide. Queste riproducono così ambienti e spazi, interni o esterni, vicini al realismo. È quindi naturale che questo strumento sia stato utilizzato, tra gli altri, anche dal mondo dei beni culturali. Uno di questi strumenti è appunto il museo virtuale. I musei virtuali possiedono le caratteristiche di un museo tradizionale, ma grazie all'interazione ne aumentano l'esperienza, talvolta anche migliorandola. La libertà che porta allo sviluppo di un museo virtuale permette di riprodurre un museo fisico, così come di creare un percorso autonomo e innovativo. L'idea alla base del museo virtuale è quella di costruire un'estensione digitale del museo sul web. I musei virtuali sono ancora relativamente giovani rispetto ai musei canonici, infatti stiamo parlando di qualcosa più o meno degli ultimi 30 anni, che rispetto appunto alla storia dei musei è una sciocchezza. La definizione più esaustiva viene data da James Andrews e Werner Schwabens, e ve la leggo. Questi definiscono il museo virtuale come una raccolta logicamente correlata di oggetti digitali composta in una varietà di media che, per la sua capacità di fornire connessione ai vari punti di accesso, si presta a trascendere i tradizionali metodi di comunicazione e interazione con i visitatori. Non ha luogo o spazio reale. I suoi oggetti e le relative informazioni possono essere diffusi in tutto il mondo. Da questa descrizione capiamo che tutto, più o meno, può essere reso come un museo virtuale. Non bisogna pensare che solo un ente museale possa diventarlo. Una fabbrica può diventare un museo virtuale, così come un sito archeologico o, perché no, anche una stazione ferroviaria. Quindi la domanda che ci si pone è: ma perché un museo dovrebbe pensare di diventare virtuale? Quali vantaggi porta questo cambiamento? E ne ho portati un paio, qualcuno, giusto per dare un'idea. Per prima cosa, il museo virtuale permette non solo di riprodurre un museo o un ambiente reale, ma anche di riportare in vita luoghi e culture perduti. I musei virtuali sono una sorta di macchina del tempo per chi li utilizza. Un esempio che può far meglio comprendere questo concetto è il progetto che noi del FrameLab, del laboratorio, abbiamo realizzato per lo studio di Palazzo Ducale di Gubbio. Piccolo in giro su questo, su di cosa stiamo parlando. Lo studio di Gubbio è stato realizzato tra il 1478 e il 1482 ed era originariamente costituito da una serie di pannelli intarsiati e da dipinti. Questi erano già stati trasferiti altrove. Le pareti lignee, invece, smontate e vendute nel 1874, furono acquisite dal Metropolitan Museum di New York nel 1939. Quindi capite bene che ci si trova davanti a un bene culturale ormai inesistente, non più presente, e impossibile da visitare in qualche modo nelle sue fattezze originali. Questo progetto, il progetto appunto dello studio di Palazzo Ducale di Gubbio, si è posto come risultato quello di ricreare un luogo appunto ormai non più esistente nella sua originarietà, andando a valorizzarlo. Il tour virtuale permette al visitatore, di esplorare in dettaglio le immagini digitali ad alta risoluzione delle tassi originali state fatte acquisite appunto durante una campagna al Metropolitan Museum a New York. Come potete vedere dalle slide, ci sono alcuni punti cliccabili all'interno di questo virtual tour, sono i cosiddetti hotspot. L'hotspot aiuta a fornire maggiori dettagli di un particolare punto o oggetto in una determinata scena a 360 gradi e con un alto numero di hotspot presenti al suo interno, il virtual tour consente quindi di esplorare contenuti audiovisivi di approfondimento sull'iconografia dello studiolo, il tutto dando un particolare attenzione ai contenuti sonori presenti all'interno dello studiolo, tant'è che cliccando su queste icone in alcuni casi è possibile riprodurre suoni e strumenti di quel periodo dell'età federiciana appunto. Questo è uno degli strumenti innovativi che va a trascendere i tradizionali metodi di comunicazione di cui appunto parlavano Andrews e Schwabens nella loro descrizione di Virtual Museum. Un altro valido motivo per passare al digitale è quello di rendere più attrattiva la visita museale. I musei virtuali sono un ottimo strumento per svecchiare le realtà
che sono purtroppo ancora ancorate ai principi tipici delle Wunderkammer cinquecentesco, ovvero questa grande quantità di oggetti senza un reale collegamento col visitatore, senza cercare appunto di trasmettere qualcosa agli utenti. I musei virtuali permettono di far vivere attivamente ai propri visitatori un'esperienza invece che leggerla passivamente. Gli utenti tendono ad apprendere più rapidamente in questo modo e inoltre mantengono più informazioni. I musei virtuali permettono appunto di esplorare al proprio ritmo la collezione, godendosi meglio la visita senza essere costretti a correre un po' da una parte all'altra del museo per riuscire a vedere tutto, ad apprendere tutto in quei pochi minuti, ore in cui si può visitare appunto in un museo. Oltre a questa mera questione tempistica, ogni visitatore può esplorare ciò che più gli interessa senza dover seguire un percorso costruito per lui a priori, perché di solito un percorso spesso fortemente aggrappato a binari prestabiliti senza possibilità di deviazione. Purtroppo nella maggior parte dei musei tradizionali il sentiero da seguire è già segnato, il visitatore non può far altro che seguirlo appunto un capochino e non poter appunto esplorare liberamente. L'attività e l'efficacia del virtual tour, sempre che questi siano fatti con criterio ovviamente, sta anche nel portare ogni visitatore a soddisfare le proprie esigenze di apprendimento con i propri ritmi. Tutto questo per dire che i virtual museum sfruttano uno dei maggiori vantaggi delle tecnologie di apprendimento online, ovvero l'assenza di barriere all'esplorazione. Progettare una visita virtuale che riconosca le caratteristiche e gli interessi unici di ogni individuo e che gli garantisca l'accesso a risorse, culmina in un'attività di apprendimento che è efficace nel raggiungimento dei propri obiettivi e risulta soddisfacente e piacevole per il visitatore. Tornando anche appunto in questo caso nel Museo Nazionale di Ravenna, la realizzazione di tour virtuali non va interpretata come la fine dei musei classici, questa non è l'apocalisse, rimarranno i musei classici, non preoccupatevi. La realtà è che questi strumenti sono una vetrina delle collezioni, appunto, che un museo offre, come è stato precedentemente detto, permettendo appunto di raggiungere anche milioni di visitatori. Questo è il caso appunto del Museo Nazionale di Ravenna. Creare una mera copia del museo, così com'è, sarebbe, come abbiamo spiegato, uno spreco di risorse, ma soprattutto di opportunità. Qui ci troviamo davanti a una tavola rasa in cui ci si può sbizzarrire come meglio si crede. Il virtual tour potrà dare nuova vita alla collezione del Museo Nazionale con la presenza dei reperti scansionati tridimensionalmente. Per il Museo Nazionale c'è la volontà di realizzare un museo virtuale in grado di valorizzarne appunto la collezione. La collezione sarà digitalizzata così da poter essere contemplata dagli utenti del museo virtuale, come è stato appunto visto dai precedenti interventi della dottoressa Ranaglia e dottoressa Collina. In più, ogni digitalizzazione sarà correlata con la descrizione dell'opera. Questa, come si può vedere nell'immagine animata di destra, conterrà dati basilari, quali i soliti titolo, datazione, provenienza e materiale, ma anche il suo stato conservativo. A ciò segue una breve descrizione dell'opera che ne racconta brevemente i tratti e le particolarità. Trattandosi di un progetto ancora in essere, le prospettive per la realizzazione del museo virtuale sono molteplici. C'è infatti la volontà di rendere graficamente la suddivisione del repertorio a seconda del periodo storico. In questo modo l'utente avrà subito modo di indirizzarsi verso la periodizzazione che gli interessa o seguire un personale percorso cronologico. Questo per ricollegarsi sempre appunto alla definizione di virtual museum data precedenza, la capacità di fornire connessione ai vari punti di accesso sarà un aspetto fondamentale da seguire da qui in avanti. Quindi la domanda iniziale è: quindi ha senso per un museo diventare virtuale? Sostanzialmente sì. E con questo abbiamo finito il nostro intervento. Grazie Uber, Federica e ovviamente Viviana. Grazie per la panoramica, triplice panoramica sulle modalità con cui si può approcciare la digitalizzazione del patrimonio. Io lavoro con voi, alcune cose le conoscevo, ma devo dire che ho visto anche delle cose che non conoscevo, molto belle. E quello che raccontavo all'inizio sul fatto che poi questo tipo di tecnologie, una volta messe in atto, forniscono nuovi spunti. L'ho appena sperimentato, devo dire, perché mentre raccontavate mi sono venute anche nuove idee, nuove possibilità legate al caso del Museo Nazionale, di cui poi magari discutiamo
in coda ai vostri interventi. Bene, allora passerei allora al prossimo intervento con Veronica degli Esposti, Federica Giacomini, con foto e video editing tra ricerca e storytelling. Allora, salve a tutti. Questo? Ok. Ok. Allora, prima di addentrarci nel cuore dell'intervento, che sono appunto, parleremo delle pratiche di photo editing, vorrei soffermarmi brevemente appunto sull'utilizzo della fotografia, sul binomio tra la fotografia appunto e la storia, o meglio sull'utilizzo della fotografia come appunto fonte storica per interpretare appunto e narrare gli avvenimenti. Diciamo la fotografia è stata utilizzata appunto in maniera efficace come strumento, come fonte storica, tenendo conto anche appunto dell'assoluta centralità del mezzo fotografico nel mondo contemporaneo e della sua grandissima diffusione di massa, e quindi appunto da qui deriva l'importanza nel considerare questa tipologia di, diciamo, documento come fonte. Però appunto la fotografia, per le sue caratteristiche insite, appunto può portare, diciamo, delle ambiguità, proprio perché la fotografia è fondamentalmente un punto di vista mediato, un'interpretazione appunto il cui significato dipende molto dalla conoscenza culturale di chi ne fa uso, a partire dal fotografo a finire appunto dal fruitore, passando appunto per il soggetto ritratto e l'eventuale committente. Ogni soggetto appunto attribuisce alla fotografia una propria soggettività, che va appunto ad arricchire la componente semantica appunto della fotografia. Di conseguenza da qui deriva la necessità di conoscere e di studiare bene appunto le circostanze in cui una o più fotografie appunto sono scattate. Quindi la ricerca storica è l'elemento, diciamo, che sostanzialmente è la fase preliminare di ogni pratica appunto di photo editing, è sempre preceduta appunto da una ricerca e da uno studio preliminare del materiale su cui si va a lavorare. Quindi innanzitutto è importante analizzare su più livelli il materiale, raccogliendo informazioni sull'autore, ipotizzando una datazione, chiaramente se l'autore è noto, ipotizzando una datazione a meno che non sia già nota, definendo il soggetto rappresentato, cercando di individuare il luogo dello scatto, ricostruendo e studiando appunto il contesto storico-sociale in cui il fotografo lavora, e anche la tecnica ci fornisce molte informazioni appunto sul fotografo, sul suo modus operandi e sui modelli visivi di un'epoca. Infine, molto importante è appunto il confronto con altre fonti, quindi l'incrocio con altre fonti e con altri documenti, con altro materiale fotografico. Questo perché appunto una comunicazione efficace del patrimonio parte sempre dal rispetto del dato storico, che viene poi integrato trovando un equilibrio con l'esigenza appunto di una narrazione che sia allo stesso tempo fondata, però appunto anche coinvolgente. E la ricerca storica, appunto, come dicevo prima, è l'elemento che ci guida nelle pratiche appunto di fotoritocco e restauro digitale appunto di immagini. E quindi a questo punto in cosa consiste esattamente il restauro digitale di immagini e perché è importante? Innanzitutto consiste in un miglioramento visivo o una ricostruzione di parti mancanti tramite l'uso di software di elaborazione di immagini, agendo appunto sulla copia digitale dell'oggetto. L'obiettivo appunto è migliorare la leggibilità di un'immagine, ottimizzando la resa visiva e anche l'estetica dell'oggetto restaurato o ipotizzandone un ripristino. Nel caso di fotografie storiche è particolarmente utile perché spesso questa tipologia di oggetti, per le loro specificità chimiche e fisiche, non è possibile procedere
a un restauro, e quindi le pratiche di photo editing ci permettono appunto di ripristinare oggetti che di fatto non sarebbe possibile poter fare, poter ripristinare, e così ottenere anche una loro appunto valorizzazione anche in termini di accessibilità. Le pratiche poi di photo editing sono uno strumento, come si è già detto, si è già accennato in, precedentemente, sono appunto uno strumento molto utile chiaramente anche nella ricerca, perché ad esempio nel caso di fotografie, ad esempio andando a restaurare una fotografia, parti molto sbiadite mi possono permettere di recuperare molti dettagli che mi possono essere utili per appunto un'ipotetica datazione di quell'oggetto fotografico. Quindi sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista della valorizzazione, appunto le pratiche di photo editing appunto sono importanti da questo punto di vista. Quindi quali sono gli interventi che si possono fare? Si può ripristinare il contrasto e recuperare parti sbiadite, come dicevo prima, per recuperare molti dettagli che magari non sono visibili. Si può procedere a una ricostruzione di lacune o parti mancanti. Si può riequilibrare a livello cromatico, soprattutto in presenza di dominanti cromatiche molto invasive. Si può pulire l'immagine appunto da una serie di graffi e macchie che vanno appunto diciamo a non rendere leggibile nella sua totalità la fotografia. A questo punto passerei a illustrarvi appunto alcuni casi concreti di applicazione del restauro digitale di pratiche appunto di photo editing a materiale fotografico. Tutte le fotografie che vi farò vedere, i quattro esempi, sostanzialmente appartengono a, a fondi della Biblioteca Classense, con la quale appunto abbiamo aperto una convenzione per raccogliere appunto materiale fotografico per la narrazione del quartiere d'Alsena, all'interno appunto del progetto DARE, che è un progetto europeo che punta appunto a una riqualificazione territoriale del quartiere d'Alsena attraverso una transizione digitale. L'autore di questa prima fotografia, ma in realtà anche della seconda che vi farò vedere, si chiama appunto Umberto Trapani, è un fotografo professionista, e come si vede dall'immagine, l'immagine sulla sinistra, la fotografia si presenta con tutta una serie di lacune, una presenza molto diffusa di graffi e un contrasto molto alto. Quindi si è andato a lavorare fondamentalmente su due livelli, andare a riequilibrare la componente, diciamo, del chiaroscuro e per cercare di rendere visibili i dettagli e attenuarne altri troppo evidenti in termini di ombra, appunto, e poi si è andati a ricostruire e a pulire l'immagine da tutta una serie di graffi, soprattutto nei lati. Il secondo esempio è sempre appunto una fotografia dello stesso fotografo, in questo caso le operazioni sono state le stesse e si è lavorato principalmente su rimuovere lo scotch adesivo che vediamo appunto correre lungo il bordo. Nel caso di queste fotografie appunto non sono fotografie che hanno una datazione precisa, ma appunto grazie allo studio e al photo editing che è stato realizzato sopra le immagini è stato possibile appunto arrivare a un'ipotesi di datazione appunto riferibile agli anni 30. Arrivo alle ultime due immagini, che sono entrambe di due fotografi sempre attivi per le maggiori aziende del porto. In questo caso abbiamo una fotografia di Nevio Natali che in questo negativo si presenta con una fortissima dominante dai toni blu che va diciamo a rendere poco visibile l'immagine. Quindi sostanzialmente qui il lavoro maggiore è stato fatto per riequilibrare la componente cromatica e riportare quindi l'immagine a una sua visibilità equilibrata. Nell'ultimo caso, invece, nella fotografia del fotografo Arrigo Tasselli, si è lavorato sempre sulla parte cromatica, in questo caso sempre vi è una dominanza molto forte di toni appunto sul blu, e poi si è proceduto alla pulitura dell'immagine per restituire appunto
l'immagine nella sua integrità appunto originaria per assicurare appunto una leggibilità migliore adesso appunto. Io lascerei la parola a Federica. Buongiorno a tutti. Allora, questa è una citazione di Georges Duhamel che nel 1930 esprime, diciamo, un parere molto critico nei confronti del cinema. Duhamel da una parte aveva ragione, il cinema è un mezzo che permette di distrarci e di evadere dalla realtà. D'altra parte, come sappiamo, nel corso del Novecento il cinema è stato utilizzato e sfruttato ampiamente dai ricercatori per documentare delle realtà lontane, quindi è stato usato anche da autori che non avevano niente a che fare con lo spettacolo. Però bisogna chiedersi perché è necessario utilizzare il linguaggio audiovisivo all'interno anche nel campo della ricerca. Allora, sappiamo che il video è uno dei mezzi e dei linguaggi più usati attualmente. Come abbiamo visto nel corso dei precedenti interventi, si tratta di la piattaforma YouTube, è una delle piattaforme più frequentate dalle persone, e quindi risulta naturale che molti docenti studiosi si rivolgano a queste piattaforme per condividere i temi di cui sono esperti. Però va ricercato anche qual è il motivo, quale può essere il motivo che spinge un ricercatore ad usare il linguaggio audiovisivo anziché quello scritto. La specificità del linguaggio audiovisivo è, tanto quanto la fotografia, quella di produrre una sorta di duplicato della realtà, che però aggiunge all'immagine fotografica la dimensione temporale. Si tratta di una differenza importante, perché ci può fornire altre informazioni. Oltre a rivedere, a riscoprire la realtà, come scrive Casetti, con il cinema vediamo la realtà nello spirito del tempo. Ciò significa che quello che noi percepiamo viene ricreato dal cinema in maniera molto, molto simile. Inoltre, riprendendo Benjamin, risponde all'esigenza di superare la lontananza e farci avvicinare di più al mondo. Quindi ciò non significa soltanto avvicinarsi a mondi appunto irraggiungibili o lontani, ma significa anche sfruttare il mezzo per la sua tecnologia. Ad esempio, un filmato ci permette di osservare il movimento e cogliere degli elementi di cui prima non eravamo consapevoli. Questa capacità appunto di testimoniare la realtà è stata ampiamente sfruttata nell'ambito del cinema etnografico. Jarouche, in un articolo dedicato appunto al rapporto tra cinema ed etnografia, parla del film come il nuovo strumento di ricerca per le scienze umane. A proposito di un film, Funeral a Congo, scrive che senza i filmati non sarebbero riusciti a ricostruire una parte del mito che viene invocato nel film durante la cerimonia funebre. Un altro studioso che è stato molto importante è Ernesto De Martino. Ernesto De Martino è stato uno dei primi studiosi ad aprire una stretta collaborazione tra il mondo della ricerca e l'uso del film, offrendo appunto la propria consulenza per molti documentari a tema antropologico. De Martino ha fornito appunto la consulenza, ad esempio, per Magia Lucana, un film del 1958 che racconta appunto questa pratica del lamento funebre effettuata dalle ultime lamentatrici di Pisticci, in provincia di Matera. È stato detto del film
che il regista Luigi Di Gianni ha ricostruito, insomma, pesantemente, non proprio pesantemente, però ha usato il montaggio e la musica, insomma, per avvicinare un po' il film a un pubblico più vasto. Questo può essere un problema, una sorta di scontro che si verifica tra il mondo della ricerca e quello del cinema, perché da una parte si ha la finalità di testimoniare qualcosa, di avere un documento che testimonia un fatto irripetibile. Dall'altra ci sono anche delle finalità di tipo espressivo. Va detto però che proprio grazie a questa ricostruzione il film piacque molto anche al pubblico più, diciamo, generico e vinse il premio come miglior documentario al festival, alla mostra del cinema di Venezia. Questo ci porta a un'altra caratteristica del linguaggio audiovisivo. Se il cinema è importante perché offre un valore perché ha un valore di testimonianza e quindi interessa allo spettatore perché lo spettatore assume quello che vede come una sorta di sostituto della realtà, d'altra parte quello che lo tiene ancorato è la storia. Cioè nel linguaggio audiovisivo la storia si traduce nella successione delle immagini, intese come unità cronologico-narrative. Il montaggio nel cinema serve proprio a questo, a dare un'unità e una continuità narrativa al filmato. Quindi anche i modi in cui vengono gestiti gli stacchi tra una scena e l'altra possono produrre dei significati, così come l'accostamento di due immagini diverse può produrre effetti simbolici. Quindi ha una capacità cronologica, ma anche simbolica, potremmo dire. La tecnica di montaggio che più esprime questa capacità è la tecnica del montaggio parallelo, una tecnica che semplicemente permette appunto di produrre un significato terzo dall'accostamento di due immagini che spesso non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. Un esempio banale di questa tecnica è l'accostamento del gregge di pecore nel film Modern Times con gli operai che escono dalle fabbriche. Queste due immagini accostate producono l'immagine della sottomissione. Il montaggio parallelo ci porta a un altro genere cinematografico che è interessante citare come altra forma di contaminazione tra storytelling e visivo, audiovisivo e il mondo della ricerca, in particolare il mondo archivistico. Il film d'archivio si esprime attraverso la forma del found footage. Il found footage non è altro che un film che viene realizzato a partire da scarti di pellicola o semplicemente filmati realizzati da altre persone e generalmente accompagnati da un voice-over. Ci sono tantissimi esempi che potremmo citare. Il found footage è una pratica che inizia a diffondersi in America, nel cinema underground, a partire dagli anni 50. Verifica incerta è uno dei primi film fatti da uno dei primi remix, potremmo considerarlo, prima della rivoluzione digitale, in cui degli spezzoni di pellicola presi da film di Hollywood vengono accostati per produrre un nuovo significato sulla società dell'intrattenimento, sulla società dello spettacolo. Un altro esempio è Un'ora sola ti vorrei di Alina Marazzi, è un film che è costituito da appunto le riprese d'archivio e che si basa appunto sul riaccostamento di questi filmati e fotografie per raccontare la storia della madre di Alina Marazzi. Va detto che
queste immagini, questi filmati probabilmente non avrebbero suscitato nello spettatore la stessa emozione, se presi singolarmente. Cioè probabilmente sarebbero rimasti, sarebbero stati visti solamente da esperti o storici, quindi sarebbero rimasti esclusi per gran parte del pubblico, che invece in questo modo ho potuto vederli. La rivoluzione digitale ha portato a quasi un abuso delle pratiche di riutilizzo. Infatti con la rivoluzione digitale la possibilità di risemantizzare i contenuti diventa molto più facile sia da un punto di vista tecnico che economico. Un concetto importante della cultura digitale è la rimediazione. La rimediazione corrisponde alla tendenza di media più evoluti di prendere in prestito e recuperare caratteristiche proprie di altri media. Questa tendenza, da un punto di vista del riutilizzo dei contenuti, si esplica soprattutto attraverso la pratica del remix. Il remix è un concetto che nasce in ambito musicale, ma diventa ora oggi un termine ombrello con cui si fa riferimento appunto a tutte quelle pratiche di riutilizzo anche nel campo audiovisivo. Come lo definisce Lessing, il remix è essenzialmente una forma di collage. Come dicevamo, con la rivoluzione digitale il remix è diventata una forma facilmente praticabile da molte persone. E è interessante anche notare che non solo ci riporta al found footage, ma proprio grazie alla facilità d'uso dei software di cui disponiamo ora, è possibile creare anche degli effetti, dei montaggi interni all'immagine. Ok, si è bloccata la presentazione. Volevo... Sì, c'erano dei video. Comunque, attraverso la combinazione di software di grafica, di montaggio e di video editing, di photo editing, è possibile appunto creare delle animazioni anche a partire da elementi statici. Vi volevo far vedere ora qualche esempio di video realizzati a partire da opere d'arte. Eccoli. Un esempio è Beauty di Rino Tagliaferro. Si tratta di un video di circa 10 minuti che ricostruisce semplicemente utilizzando alcune tecniche abbastanza basilari come il morphing, il cutout, la fotografia 3D, ricostruisce il movimento nelle opere d'arte a partire da elementi statici. Ne farei vedere un pezzettino se non esplode il computer. Si tratta comunque di un video in cui non c'è un commento audio, è un video in cui come commento viene sfruttata la musica. La musica in questo video serve soprattutto ad ampliare la percezione di queste opere, l'incanto che si prova solitamente davanti ai capolavori pittorici. Passerò all'ultima. Aspetta, chiuderò prima. Ok, attendo, ma concludo. Allora, quindi, ecco, ci sono
anche altri esempi utilizzati proprio in ambito accademico per, che ci fanno vedere come combinare appunto tecniche, queste tecniche basilari. E, volevo farvi vedere un qualche passo dei video prodotti dall'Unibo, Unibo Immagine, su YouTube. Questi video utilizzano appunto delle immagini, soprattutto qualche filmato, per far raccontare dei personaggi illustri la storia degli edifici più importanti dell'università. Un altro esempio era un video che abbiamo prodotto qui a Framelab per il progetto Dare, che invece illustra la storia del canale Cagnano. Si tratta di un video che si muove sulla stessa scia dei video prodotti appunto con i personaggi illustri di Unibo. In questo caso l'intento era quello di ricostruire, a partire da queste mappe, la storia appunto del canale Cagnano, una storia per cui non abbiamo fotografie né tantomeno filmati, quindi a partire dagli elementi statici che fanno parte delle mappe, ricostruire così un racconto che nella realtà si è dispiegato insomma per secoli. E quindi, a proposito di questi prodotti, va detto che non hanno l'intenzione di consegnare un'informazione esaustiva come il testo scritto. Si tratta di una sintesi audiovisiva, qualche elemento va perso, viene tradotto in un altro linguaggio l'informazione. Però l'intento è proprio quello di avvicinare il pubblico, un pubblico anche di non esperti o di non attenti, a degli argomenti che invece possono risultare complessi, come le trasformazioni idrografiche che hanno interessato il territorio ravennate. Un'ultima domanda che ci si potrebbe porre è: perché editare contenuti e cosa significa riattualizzare un contenuto attraverso video editing? Va fatta una distinzione. La comunicazione spesso si fonda su codici estetici di tipo debole, cioè a differenza dei codici logici, come ad esempio quelli di alcune discipline come la matematica, basati su regole determinate e riconoscibili. I codici della comunicazione sono basati su regole che sostanzialmente dipendono da noi, dalla cultura che le usa e che fa un accordo, un tacito accordo per decidere cosa è adatto o meno. Quindi occorre considerare che per trasmettere un contenuto è anche a volte necessario decontestualizzarlo, o sicuramente con criterio, o almeno cercare di adattarlo alla sensibilità corrente, diciamo, in modo che le informazioni vengano trasmesse anziché rimanere appunto far rimanere esclusa gran parte del pubblico più generico. Grazie. Grazie. Dunque, una piccola cosa tecnica. Siccome siete stati molto puntuali nel rispetto dei tempi, se vi fa piacere, dopo l'ultimo intervento, potremmo magari provare a recuperare questi filmati, o almeno uno, se vi fa piacere, insomma, visto che forse erano un po' pesanti, i tempi erano lunghi, magari rifletteteci un secondo. L'intervento, devo dire, mi è piaciuto molto, intanto perché avete gettato nel calderone di tutte le tecnologie che stiamo raccontando, quelle che le tecniche, le tecnologie in realtà nel vostro caso, quelle che forse sono ancora un po'
po' meno considerato. Ovviamente chi settorialmente se ne occupa, la fotografia in senso artistico, in senso documentale, ovviamente fa quello, è nata per quello, però forse lo fa ancora quando si parla di concezione del patrimonio culturale in maniera un po' marginale. Mi spiego, spesso si appiattisce un po' la definizione di patrimonio culturale, anche involontariamente, sul patrimonio costruito, scusate. Il patrimonio immateriale ci entra con la musica, eccetera. Quello che ci avete fatto vedere credo sia ancora un pochino borderline in un certo senso, e quindi è utile una riflessione del tipo che avete fatto. Mi è piaciuto molto anche lo spunto finale sulla necessità spesso di decontestualizzare un'opera, perché anche quello che i colleghi ci hanno raccontato prima, ma quello che poi spesso si fa utilizzando le tecnologie digitali, è un po' il contrario, è cercare di ricontestualizzare qualcosa, un reperto che sta in un museo e che è meno leggibile a causa della perdita del contesto. E invece il vostro intervento mi è piaciuto, secondo me è utile anche perché ha offerto una prospettiva trasversale anche in questo senso. A volte è giusto e opportuno procedere con l'operazione contraria per avvicinare a sensibilità differenti un documento video fotografico che è nato in un altro contesto e che per questo è meno leggibile. Quindi sicuramente avete sollevato tante questioni, tanti spunti su cui riflettere. Bene, allora, procediamo. Direi che è rimasto l'ultimo intervento, quindi passerei la parola a Sara Obiso, che dovrebbe essere collegata con noi. Sì, eccomi, vi condivido il mio schermo. Bene, il suo intervento è Manoscritti digitali, strumenti di analisi, studio, disseminazione. Allora, salve a tutti, mi chiamo Sara Obiso e quest'anno all'interno del mio assieme di ricerca ho lavorato e sto ancora lavorando a un progetto che si chiama Manoscritti digitali Imaging 3D. Scusate, non ho potuto partire correttamente il PowerPoint. Ok, Imaging 3D e restauro virtuale. Lo scopo di questo progetto è proprio quello di indagare come le nuove tecnologie che si stanno sviluppando nel settore dei beni culturali possono aiutare lo studio filologico dei manoscritti antichi e moderni. Durante quest'anno ho avuto modo di studiare alcuni casi, alcuni progetti ancora in corso, che mi hanno permesso di raccogliere una casistica, alcune esperienze, proprio in merito all'applicazione di tecniche e strumenti. Sono sicuramente parte di un mondo molto più vasto, ma comunque rappresentano un inizio, un iniziale insieme per poter fare alcune riflessioni. Vorrei iniziare dalla presentazione di alcune nozioni tecniche che ci aiuteranno poi a inquadrare meglio l'applicazione di queste tecniche ai vari casi di studio. Le tecniche informatiche digitali con cui possiamo studiare il supporto di un manoscritto per trarne delle informazioni rilevanti si possono dividere in tecniche di acquisizione che dipendono dalla sorgente con cui illuminiamo l'oggetto e tecniche di elaborazione grafica, di fotoritocco, restauro virtuale che intervengono quando già abbiamo l'immagine digitalizzata. Se vogliamo studiare delle caratteristiche del nostro supporto basandoci solamente ad esempio sullo spazio del testo, allora magari opteremo per una acquisizione di tipo bidimensionale. Se invece abbiamo bisogno di indagare caratteristiche come la grana della carta, la sovrapposizione degli inchiostri, lo spessore degli inchiostri, allora potremmo scegliere una acquisizione tridimensionale. E presenterò due tecniche che ho avuto modo di mettere a confronto, che sono RTI e fotometric stereo. Alla modalità bidimensionale o tridimensionale, bisogna valutare la sorgente con cui scegliamo di illuminare il nostro manoscritto
E dobbiamo sapere che possiamo ottenere informazioni diverse sia in base all'orientamento della luce che in base alla radiazione dello spettro elettromagnetico che decidiamo di utilizzare. Infine, all'immagine acquisita, sceglieremo, in base alla nostra finalità, una post-produzione, diciamo, nella direzione del fotoritocco o del restauro virtuale, e vedremo le caratteristiche principali, le principali differenze. Iniziamo con RTI, è una sigla che sta per Reflectance Transformation Imaging, è un, come potete vedere dall'immagine a sinistra, è un metodo fotografico che permette di catturare la luce e il colore della superficie del nostro manoscritto e che dobbiamo acquisire con molti scatti, circa una trentina, variando la direzione e l'inclinazione della sorgente luminosa. Questa tecnica si può eseguire in modo manuale o automatico, ma in ogni caso due software che sono il Builder e il Viewer ci permetteranno poi di reilluminare interattivamente l'immagine che abbiamo acquisito e indagare le caratteristiche della superficie in base alla differente illuminazione. Una tecnica simile si chiama photometric stereo. Potrebbe sembrare addirittura più semplice perché effettivamente abbiamo bisogno di meno sorgenti luminose, solo quattro, e anche soltanto cinque scatti, eppure credo che sia una tecnica anche, diciamo, più complessa e di migliore qualità, perché prevede un controllo rigoroso e precisissimo ad ogni fase del lavoro, fin dall'allineamento della strumentazione e passando poi anche per la misurazione e l'acquisizione di tutte le caratteristiche dell'ambiente circostante e delle caratteristiche della macchina fotografica, perché lo scopo è quello di ottenere uno scatto che sia il più neutro possibile. Quindi acquisendo tutte le caratteristiche dell'ambiente e del supporto, potremo poi, come il test della risoluzione, il test colorimetrico, a condizione di luce nota, quindi buio quasi totale, senza riflessi, senza movimenti, potremo poi studiare l'immagine del manoscritto molto più consapevolmente, cosa che in RTI non sempre si può fare. Qual è poi lo scopo finale? Quello di costruire la cosiddetta mappa delle normali alla superficie, che è una sorta di reticolo geometrico del supporto che ci permette di analizzare il manoscritto, la carta, secondo tre scale: macroscala, mesoscala e microscala, che dipendono da quanti dettagli riusciamo a vedere a occhio nudo. Nella macroscala vedremo l'oggetto nel suo insieme. Nella mesoscala riusciremo ancora a vedere a occhio nudo alcuni dettagli, ma con fatica, ad esempio i solchi della carta, la pressione e i solchi ciechi. Mentre nella microscala ci sono dei dettagli che possono essere rilevanti, che però non sono visibili a occhio nudo. Queste sono alcune immagini del software di visualizzazione. Vediamo che avremo a disposizione un modello 3D che possiamo manipolare secondo tutte le caratteristiche che abbiamo precedentemente acquisito, quindi la luminosità, possiamo vedere la luminosità, possiamo ruotare l'immagine e possiamo spostarci nell'immagine rispetto a punti noti che abbiamo scelto prima, e abbiamo anche a disposizione una didascalia esplicativa. In questo modo cosa potremo vedere? Potremo vedere dei dettagli molto piccoli, come i rifacimenti nei disegni, i solchi, le cancellature, come hanno fatto con questi disegni di Leonardo. Per quanto riguarda la sorgente luminosa, dobbiamo sapere che l'orientamento della sorgente
ci permette di avere informazioni diverse. Quindi possiamo illuminare il manoscritto con una luce diffusa, quindi irradiarlo in maniera omogenea, ma questo non ci permetterà di trovare molti dettagli nascosti. Con luce radente, invece, possiamo enfatizzare molte caratteristiche come pressioni sulla carta, cancellature, sovrascritture, perché diciamo, questa tecnica consiste nel irradiare l'oggetto con un'inclinazione che va da, diciamo, quella orizzontale fino a un massimo di 10 gradi. E poi un'altra tecnica molto diffusa soprattutto nella diagnostica pittorica è anche la luce trasmessa, detta anche retroilluminazione o transilluminazione, e consiste nel illuminare l'oggetto da dietro. E in base a come reagiranno magari i pigmenti degli inchiostri o gli elementi costitutivi del manoscritto, in base a come lasceranno trapelare la luce, potremo scoprire alcune caratteristiche che riguardano la loro composizione. Trarre conclusioni che ci servono. Un fattore molto importante è il comportamento dei composti chimici e organici che vengono irradiati con radiazioni elettromagnetiche differenti. Nel visibile abbiamo uno spettro di lunghezze d'onda che va da 400 a 700 nanometri, ma oltre questo range di lunghezze d'onda, in particolare negli infrarossi e nei raggi ultravioletti, possiamo intervenire con altre lunghezze d'onda che provocano reazioni molto diverse negli elementi chimici e organici. Vediamo brevemente le differenze sostanziali. Con i raggi infrarossi possiamo applicare una tecnica che si chiama riflettografia infrarossa, che sfrutta la capacità di questi raggi di penetrare la materia, diciamo attraversare gli strati, e anche la capacità di rendere trasparenti alcuni composti a base ferrosa. Quindi, per esempio, gli inchiostri ferrogallici scompariranno, mentre gli inchiostri a base carboniosa sappiamo che risulteranno molto visibili. A cosa serve quindi l'applicazione di questa tecnica? Per esempio, per svelare scritte che sono coperte, possono essere coperte per svariati motivi legati alla conservazione, al tempo, all'usura, ai danni. Ad esempio danni per muffe o per il fenomeno dell'avvicinamento che è provocato dagli incendi e così via. E potremo anche utilizzarlo quando abbiamo due inchiostri sovrapposti e quello superiore è a base ferrosa. Quindi abbiamo per esempio un inchiostro ferrogallico tipico dei manoscritti medievali e rinascimentali che è sovrapposto a un inchiostro, per esempio alla grafite. Mentre i raggi ultravioletti ci permettono di utilizzare la tecnica della fluorescenza, che sfrutta la capacità di alcune sostanze che, se irradiate con questi particolari raggi, riemettono delle radiazioni a delle lunghezze d'onda superiori e si rendono quindi visibili. Come possiamo utilizzare questa tecnica? Ad esempio per distinguere inchiostri diversi che magari possono appartenere a scale cromatiche simili, ma avere una composizione chimica diversa. È il caso dell'azzurrite e dei lapislazzuli, che sono entrambi azzurri visivamente, ma sono chimicamente molto diversi e reagiscono diversamente agli ultravioletti. Oppure possiamo distinguere inchiostri antichi e moderni, quindi svelare falsi d'autore, falsi di ogni tipo, rifacimenti posteriori, e in generale vengono utilizzati molto spesso gli ultravioletti per riportare, rendere di nuovo visibili inchiostri scomparsi. Sulla post-produzione diremo soltanto che fotoritocco e restauro virtuale sono tecnicamente molto simili, infatti si basano sugli stessi software di elaborazione grafica come GIMP, Photoshop, eccetera, ma nelle finalità possono essere molto, concettualmente molto diversi.
Infatti utilizzeremo il fotoritocco nei manoscritti, se vogliamo ad esempio manipolare l'immagine per una necessità di comprensione del testo, migliore leggibilità, oppure per uno storytelling digitale. Utilizzeremo invece il fotoritocco, il restauro virtuale, se abbiamo bisogno di riportare il manoscritto a uno stato originario che è andato perduto, quindi ricostruire parti mancanti, eliminare difetti, macchie dovute al tempo e all'usura. Vedremo brevemente alcuni strumenti che sono diciamo, utili al supporto delle tecniche di imaging. E tra gli strumenti ci sono anche software di gestione e manipolazione delle immagini che però tengo fuori, diciamo perché ce ne sono moltissimi di molti tipi diversi, possono essere proprietari open source e diciamo che ne possiamo trovare per risolvere un po' tutti i tipi di, quasi tutti i tipi di problemi della computer graphics, comunque adesso sono in continua evoluzione. E qui ho categorizzato diciamo, gli strumenti a supporto dell'imaging, ma quello che mi interessa sottolineare maggiormente sono gli strumenti che, di cui non si può fare a meno quando si ha a che fare proprio con i manoscritti. Sono per esempio il treppiede, che però diciamo, dovrebbe essere un treppiede come ad esempio il Manfrotto, che ha un braccio centrale che si può ruotare di 90 gradi, e questo permette di non toccare direttamente il manoscritto e la pergamena, quindi non danneggiarlo, non rovinarlo, perché dobbiamo sempre tenere in mente che qualsiasi acquisizione facciamo sui manoscritti deve essere il più veloce possibile e il meno invasiva possibile, e che soprattutto non bisogna movimentare troppo l'oggetto per non rovinarlo. Tra gli obiettivi sceglieremo più probabilmente un obiettivo macro che è fatto apposta per le riprese in primo piano e sui dettagli. Tra le luci, i LED sono migliori per le acquisizioni perché hanno uno spettro di emissione continua. Tra gli scanner è preferibile uno scanner planetario piuttosto che ad esempio uno scanner in piano, perché evita lo schiacciamento del manoscritto delle pagine, non stressa le legature. Mentre gli ultimi tre strumenti che ho elencato qui sono tipici dell'acquisizione tridimensionale. E, ad esempio la sfera riflettente serve per misurare l'inclinazione della fascia di luce, e il color checker per fare i test colorimetrici e per il bilanciamento del bianco, e poi questo foglio qui in alto. E quest'ultimo strumento serve per il test della risoluzione, per fare tutte le misurazioni pre-acquisizione, come abbiamo visto nella tecnica di prima. Due strumenti che mi premeva mostrare, perché li ritengo molto utili e molto comodi, e ho avuto modo di utilizzarli concretamente, sono il microscopio multispettrale e questo altro sistema per imaging multispettrale, da poco acquisiti dal laboratorio di scansioni digitali del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, e sono molto simili, entrambi molto comodi perché portatili, piccoli, di facile utilizzo. Hanno qualche differenza, per esempio il microscopio ovviamente permette un ingrandimento sui dettagli, ma l'altro suo vantaggio è il fatto di di permettere di non toccare mai la carta del manoscritto, e questo è molto importante, come abbiamo visto. Arriviamo finalmente ai casi di studio su cui sto lavorando quest'anno, e sono principalmente tre. In ordine cronologico abbiamo i manoscritti e le pergamene della biblioteca universitaria, il quaderno napoletano che conserva l'ultima redazione conosciuta degli idilli di Giacomo Leopardi, e questa è conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, e gli album del fondo Giuseppe Raimondi, conservato invece presso la Biblioteca del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica di Bologna. Allora, tra le pergamene e i manoscritti, abbiamo questo manoscritto 589, molto importante, il cosiddetto
Dante Lambert, diciamo molto importante, il più importante tra i manoscritti che conservano dei commenti danteschi, è il cosiddetto Dante Lambertino. Non è datato né sottoscritto, ma grazie alla scrittura che è una gotica si riesce a farlo risalire al XIV secolo circa. Contiene il commento di uno dei più importanti commentatori della commedia, che si chiama Giacomo della Lana, ed è ricchissimo di splendide miniature. In vista della mostra su Dante, che ci sarà in ottobre, ci siamo chiesti come poter valorizzare questo manoscritto per permettere all'utente di compiere una sorta di viaggio immersivo tra le miniature e le annotazioni. Abbiamo deciso quindi di acquisire questa carta e le altre carte di questo manoscritto proprio con la tecnica photometric stereo. E se ne stanno occupando i professori Marco Gagliani e Simone Garagnani del Dipartimento di Architettura, e in questo momento abbiamo già acquisito le immagini con questa tecnica, e in questo momento loro le stanno facendo, diciamo, un'elaborazione grafica per montare il modello 3D. E a destra vediamo invece un palinsesto, il manoscritto 2083, che contiene nella scrittura superiore il testo di Amicizia di Cicerone, ed è leggibile. Nella scrittura inferiore invece abbiamo un testo liturgico e delle notazioni musicali che però sono per lo più illeggibili, quindi ancora non sono state studiate. Abbiamo acquisito le immagini di questo manoscritto con uno degli strumenti per imaging multispettrale che abbiamo mostrato, e devo dire che abbiamo ottenuto notevoli risultati, soprattutto la professoressa che si sta occupando direttamente di questo caso, la paleografa di Nibò, Maddalena Modesti, si è detta molto, molto entusiasta dei risultati, soprattutto perché in confronto alla lampada di Wood, che viene solitamente utilizzata, si sono svelati molti più dettagli, e questo le permetterà di studiare meglio il caso. Ancora sui manoscritti della biblioteca universitaria, in realtà i codici che contengono commenti danteschi sono 5 e saranno tutti in mostra, però 2 di questi non saranno presenti fisicamente perché sono attualmente a restauro, altri 3 saranno presenti, ma comunque sottoteca non sarà possibile ovviamente sfogliarli. Ci siamo quindi chiesti come poter valorizzare questi codici all'interno della mostra, e abbiamo optato per un'applicazione di realtà aumentata. In realtà ne stiamo valutando 2, le stiamo mettendo a confronto. E cosa è importante valutare quando si fa un confronto di questo tipo? Sicuramente il potere della tecnologia che sta alla base di un'applicazione di questo tipo, e che di solito è una tecnologia che usa il pattern recognition. Poi anche la reazione dei dispositivi vecchi e nuovi all'applicazione, perché non tutti rispondono alla stessa maniera. E la luminosità e in generale tutte le caratteristiche con cui, diciamo, ambientali con cui abbiamo acquisito l'immagine target, perché potrebbe essere molto diversa rispetto all'immagine che poi avremo di fronte nel momento dell'utilizzo reale dell'applicazione. Questo potrebbe compromettere il riconoscimento dell'immagine da parte dell'applicazione. La distanza tra l'utente, e quindi lo smartphone e il manoscritto, che anche lì ci potrebbero essere problemi se non consideriamo a priori lo spazio espositivo o magari i riflessi della teca che possono compromettere il riconoscimento. E l'inclinazione del manoscritto, perché se acquisiamo l'immagine target in un certo modo, poi dobbiamo però pensare che non possiamo inclinare il manoscritto perché metteremmo sotto stress la legatura, e quindi dobbiamo tenerne conto prima. E il secondo caso di studio di cui mi sto occupando è quello del quaderno napoletano degli Idilli di Leopardi. È un caso filologico risolto, ma è comunque un caso molto complesso, continua, diciamo, a essere un caso molto discusso, soprattutto per la comprensione da parte di chi ci si approccia.
Per la sovrapposizione di molteplici fasi radizionali e varianti di molteplici inchiostri e penne. Abbiamo utilizzato diverse tecniche e diversi approcci. Nel 2019 è stato possibile fare delle acquisizioni con la tecnica RTI, quella che, di cui abbiamo parlato prima, e questo ci ha permesso di enfatizzare alcune caratteristiche della superficie, studiare meglio in questo modo la sovrapposizione delle varianti testuali. Quest'anno invece all'interno del laboratorio di computer graphics gli studenti che hanno imparato a utilizzare i software di fotoritocco, GIMP e Photoshop si sono cimentati in un'attività di fotoritocco finalizzata allo studio da una parte delle fasi redazionali di tutti gli idilli, dei sei idilli, dall'altra finalizzata alla ricostruzione della sovrapposizione delle penne. Naturalmente queste sono immagini statiche e non fanno capire forse realmente i risultati, però se c'è tempo dopo, qualcuno è particolarmente interessato, potrò fornire dei video che sicuramente sono più utili a capire veramente i risultati raggiunti, soprattutto da parte degli studenti per la loro consapevolezza di questo caso di studio, perché sono riusciti in questo modo a entrare veramente dentro al testo. Infine, mi sto occupando della valorizzazione degli album del Fondo Raimondi, che sono diciamo, molto interessanti soprattutto dal punto di vista della conservazione, perché negli anni 70, quando è stata messa su una mostra di queste carte, e quindi queste carte, questi materiali sono stati inseriti negli album, sono stati fissati con scotch e colla molto invasivi, che hanno danneggiato quasi tutte le carte. Quindi sempre all'interno del laboratorio di computer graphics, gli studenti hanno svolto un'attività, questa volta di restauro virtuale, per rimuovere le tracce di scotch e colla, ricostruire le parti mancanti. Dove c'era bisogno hanno raddrizzato le fotografie o rimosso le tracce dei riflessi dello scanner. E questo ci ha permesso di fare una riflessione sui vantaggi e gli svantaggi di un approccio virtuale rispetto a quello materiale. E in generale ci ha permesso di riflettere sul fatto che qualsiasi scelta che venga fatta sulla tecnica da utilizzare debba prescindere da un'attenta analisi di costi e benefici. Finito. Grazie Sara, grazie. Grazie per l'intervento che è stato molto chiaro, esaustivo e molto interessante. Io devo dire che ne ho colto un aspetto, ma è veramente una mia impressione personale, forse un po' sotteso al tuo discorso. Cioè, ho visto tanti bei materiali grezzi, tanti materiali di lavoro che hanno una loro bellezza intrinseca e credo che questo vi aiuterà in tutte le operazioni di narrazione pubblica di quello che state studiando, perché sono i cosiddetti metadati che adesso si tende a voler condividere e c'è un motivo, cioè questi, oltre ad aiutarci nelle fasi di studio, in realtà poi aiutano il pubblico, diciamo, in un secondo momento a capire quello che si è, come si è arrivati a mostrargli quel qualcosa nello stato in cui lo vede, nella posizione o nel contesto in cui lo vede. E ne ho visti tanti nella tua presentazione di bellissimi materiali, anche di semplici schermate di software con all'interno il manoscritto in cui l'RTI enfatizza un pochino il rilievo, eccetera. Quindi appunto l'attenzione ai metadati credo sia una cosa che emerge in più rispetto a quello che ci si aspetta applicando queste tecnologie ai vari casi di studio. Ecco. Bene, grazie. Questo era l'ultimo intervento previsto. Adesso abbiamo tempo per raccontarci qualcosa in più, ci sono domande, dubbi, approfondimenti, questo è il momento giusto. Scusate, ma ero scomparso e avevo dimenticato di riaccendere la webcam.
Come procediamo, Simone? Andiamo in ordine partendo dal primo intervento di Marco? Come io non suggerirei un ordine specifico perché immagino che abbiate domande su interventi differenti, per cui le raccolgo se volete farle a voce oppure scriverle in chat e procediamo, direi, un pochino a braccio secondo le vostre esigenze e curiosità. Va bene, allora comincio io ne ho diverse, ma vado in ordine cronologico e comincio con la presentazione di Marco. Non ti sento, Simone? No, vai pure. Okay. Io penso che Marco abbia un certo punto della sua presentazione, non mi ricordo quale, toccato, sfiorato, accennato un tema che mi sembra decisivo, che è appunto il rapporto tra la sincronia e la diacronia. Adesso non ricordo che slide ci fosse, però ha fatto anche qualche esempio sulle diverse ricostruzioni della città di Londra e via dicendo. Allora, noi siamo abituati a pensare in termini, come dire, storici, diacronici, cioè la maggior parte delle nostre discipline, delle discipline umanistiche, a parte forse la geografia, hanno una prospettiva storica. E questo a detrimento di quell'altra prospettiva, appunto, sincronica, di vedere le cose nello spazio, che è altrettanto fondamentale. Ecco, adesso non per fare una digressione filosofica, però da Parmenide fino almeno ad Einstein, ma forse anche andando oltre, il tema fondamentale di tutta la riflessione filosofica è incentrato, della riflessione filosofica e quella scientifica, fisica, è incentrato su queste due dimensioni, appunto, lo spazio e il tempo. Per motivi che potrebbero indagare forse meglio di noi gli antropologi, l'aspetto storico ha sempre prevalso. E adesso non per smontare la storia, okay? Quindi non faccio un esempio sulla storia, lo faccio di più sulla letteratura, che è più il mio ambito, che meglio conosco. Siamo abituati a leggere, analizzare la letteratura in termini appunto storici. Ci si fa storia della letteratura, ci abituano a fare storia della letteratura fin dalle medie. Ed è forse la cosa, il servizio peggiore che si può fare alla letteratura. Quindi volevo un po' rivolgere a Marco questa riflessione e chiedere anche appunto la sua opinione al riguardo, cioè nel senso collocare gli eventi, i luoghi, i fatti, i fenomeni nello spazio è qualcosa che tendiamo a trascurare. Ecco, siamo portati a collocarli nel tempo e non nello spazio. Da un punto di vista proprio anche, se vogliamo, tecnologico, il GIS, le tecnologie GIS consentono di tenere conto di entrambe le dimensioni, la dimensione spaziale e la dimensione temporale. E quindi ogni forma di analisi diacronica, che con il GIS si può fare, è strutturata, si fonda sulla base di una analisi, di una lettura, di una collocazione di natura sincronica. Che ne dici, Marco? Grazie, Sandro. Lascio la postazione a Marco, così può rispondere. Allora, sicuramente il GIS è uno degli strumenti più adatti a rappresentare questa duplicità di tutta una serie di fattori che possono essere eventi storici, percorsi, evoluzioni di città o di determinate località attraverso lo spazio e il tempo. Questo è un problema che in realtà ci si era posti già all'inizio della storia del GIS in un libro che è un po' come la mappa, quella della città di Londra, del collega che ho fatto vedere prima, utilizzava la struttura del GIS senza essere un GIS. E questo libro era La storia del romanzo europeo di Franco Moretti. Questo libro, che è abbastanza consultato dai GISologi, peraltro, presenta il problema, in questo caso proprio della letteratura, cioè in uno stesso luogo, che ha una sua stessa storia con la S maiuscola, come si rapportano, alternano e intrecciano tutte le storie con la S minuscola? In questo caso, proprio l'utilizzo di mappe che avevano una struttura un po' gissologica, quindi con una serie di elementi legati a punti,
mappe di calore, eccetera, volevano superare questa duplicità. Che lo spazio e il tempo si rincorrono un po' anche nel nostro lavoro, è ovviamente un problema che si sono posti in tanti. E il GIS è lo strumento forse più adatto, ma anche qui c'è molta incertezza, perché dipende dallo strumento che si vuole utilizzare all'interno del GIS stesso. Alcuni utilizzano delle timeline, quindi spostando un cursore i punti compaiono uno dopo l'altro a seconda del periodo a cui appartengono. Altri, come nel caso del Museo della Città di Londra, mettono tutti i punti legati ciascuno al suo livello ed è l'utente che può scegliere come spostarsi, un po' fantascientifico, ma spazio e tempo per visualizzare l'evoluzione di un determinato luogo. Quindi non credo che ci sia ancora una risposta univoca a questo problema, ma in un modo o nell'altro sembra che la soluzione giri intorno al GIS, giri almeno, per quanto riguarda la rappresentazione, nella struttura, nella logica del GIS. Questo già a partire da l'Atlante del romanzo europeo, per andare avanti fino agli esempi come la città di Londra, con le sue mappe, o altri tipi di Atlante storico. Ma questo dipende anche naturalmente dalla concezione di tempo che si ha, quanto si considera morto un determinato periodo, quanto si considera che influisca o meno sulla modernità, quanto si pensi che in una determinata area, in determinate epoche si intreccino. E questo ovviamente vale anche a seconda dell'area specifica, perché nel caso di luoghi, tutti i luoghi sono attivi, ma luoghi attivi di cui ci sia un'attestazione come Londra, la Grecia o luogo per eccellenza l'Italia, questo è facile e si possono avere molte buone risposte. Il numero delle risposte cala già per luoghi, soprattutto nel, diciamo così, nel nuovo mondo, per la quale si ha qualche incertezza in più. Infatti l'Atlante del romanzo europeo, lo dice il nome, si focalizza soprattutto sul nuovo mondo per ovvi motivi. Quindi è ancora una questione molto incerta, ma che gravita molto intorno agli strumenti e alle modalità di rappresentazione che può offrire il GIS, almeno ideologicamente. Spero di aver risposto alla domanda. Ho divagato forse un po', ma spero di aver... No, è risposto. Ti aggiungo proprio una piccola notazione. Quell'opera di Moretti ha una base precedente in un libro che è importante, che è stato molto, molto utilizzato nell'ambito di studi di italianistica, che è di Dionisotti, Geografia e Storia della Letteratura Italiana. Adesso non ricordo precisamente l'anno, comunque direi a fine anni 50, pubblicato da Einaudi, e anche questa insomma può essere una lettura buona dal punto di vista proprio teorico sul lavoro che anche poi tu stai facendo. Assolutamente sì. Stai lì, perché mi riaggancerei. Nella tua esperienza personale invece come hai affrontato questo problema, sia a livello di soluzioni tecniche che come approccio al lavoro? Il problema del tempo, intendi. Per quanto riguarda quello che stavo tentando di fare, io ho raccolto il lavoro finale di qualcuno che ha raccolto altri lavori finali. Nel senso che Pausania ovviamente non ha visto, non è stato testimone di tutta la storia della Grecia, lui è arrivato alla fine, in un determinato periodo in cui la storia greca era proprio storia ormai, e ha raccontato in modo più o meno verosimile quello che ancora si tramandava. E lì si tratta anche di valutare certe divisioni di cui Pausania non era a conoscenza, o perlomeno concetti che Pausania non condivideva con noi, per esempio la divisione della storia greca, che era un tutt'uno molto organico per lui, secondo la storia dei tempi, secondo la concezione del tempo. In questo caso io ho dovuto altalenarmi un po' fra diversi punti di vista, nel senso che Pausania ha un suo punto di vista più o meno falsato, ma questo dal nostro punto di vista, e d'altro canto c'è la ricerca. In questo caso ho provato a bilanciare la cosa un po' altalenandomi fra i due. Quindi da un lato ho riportato determinate informazioni come le riferisce Pausania, non in modo scientifico, ma proprio riportando verbatim più o meno le sue descrizioni.
questo per quanto riguarda la storia e i luoghi, ma d'altro canto questa è una cosa che ci permette di fare attraverso strutture delle tabelle. A ogni descrizione di Pausania ho associato, diciamo, un corollario, un commento che sulla base della ricerca, delle teorie di questo o quello studioso, dà una spiegazione scientifica di tutto ciò che Pausania vede e descrive. Quindi anche qui si tratta di saper sfruttare gli strumenti del GIS in modo abbastanza, diciamo, comprensivo del materiale che si posiziona. In questo caso ho voluto bilanciare un po' Pausania scrittore e Pausania oggetto di studio. Grazie. Ci sono altre domande su questo specifico tema? Altrimenti siete liberi su qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Grazie Marco. In attesa che magari da casa ci chiedano qualcos'altro, se posso abusare della posizione che ho oggi pomeriggio, vorrei avanzarne un'altra io. Ai relatori dell'intervento sul Museo Nazionale, ho una domanda proprio da avvocato del diavolo, dopodiché tra di voi risponda chi vuole. Nel vostro intervento abbiamo visto... Avete esposto molto bene, secondo me, le potenzialità della digitalizzazione e i perché e i per come. Ma siccome so, perché conosco il vostro lavoro, so che in prima persona vi state occupando di seguire, di realizzare voi stessi, di seguire chi porta avanti questo processo di digitalizzazione del patrimonio museale. Quanto è realizzabile in concreto? Quanto è immaginabile o pianificabile la digitalizzazione sistematica della collezione di un museo, che di solito anche per un piccolo museo in realtà è molto ingente, anche solo quantitativamente, e poi ci sono quegli aspetti che avete sottolineato di diversificazione dimensionale, materica, di posizione, eccetera. Quanto è realizzabile tutto ciò in concreto, visto che giorno dopo giorno ci lavorate? Vieni pure che ti lascio la posizione, Uber. Grazie. Eccoci, ritornando in posizione, eccoci. Ma sostanzialmente, come già è stato detto, dipende sempre un po' da museo a museo, nel senso, ovviamente un museo un po' più piccolino, ristretto, come potrebbe essere il Museo Nazionale, è un conto, invece, se confrontato a altre realtà come, non so, il Louvre, ovviamente, parliamo di volumi diversi. Diciamo che secondo me, in questo caso invento io la responsabilità, la digitalizzazione di tutto, di tutte le opere, è qualcosa di attualmente impensabile, sicuramente nel breve medio periodo. Si parla eventualmente di anni e anni per digitalizzare tutto in modo corretto e non tanto perché anche questo è un altro discorso, perché se dobbiamo digitalizzare pochi pezzi, ma soltanto per dire ho il pezzo digitale, è un po' fine a se stesso. Diciamo che secondo me potrebbe essere un'ottima idea per, come è stato spiegato da Federica, un modo per far vedere questo 90%, se non ricordo male, di opere ancora nascoste. In questo caso potrebbe essere un ottimo modo per valorizzare qualcosa che non c'è, perché appunto molti musei hanno molti mini musei nello scantinato, nei magazzini, quindi potrebbe essere un'ottima funzione. Quindi secondo me, come un po' tutto nella vita, facendo un po' filosofico, il troppo stroppia, digitalizzare troppo potrebbe essere addirittura forse anche quasi uno svantaggio, perché poi ci si ritroverebbe forse ad avere un museo tradizionale ma sul web, e quindi verrebbe meno la funzione stessa del museo virtuale. Okay. Quindi, se non ho capito male, cioè il piano di battaglia potrebbe essere ipotizzare anche digitalizzazioni sistematiche per i contesti più piccoli, selezionare accuratamente per raggiungere un valore nella digitalizzazione nei contesti più grandi. Esattamente, sì, a meno che non si voglia far pensare un piano di digitalizzazione totale per magari, ad esempio,
curare, tenere d'occhio, diciamo, lo stato di conservazione di un'opera e studiarlo. Però anche in questo caso sì, forse è meglio meno opere ma più studiate, e studiate in modo tale da valorizzare non solo l'opera ma anche l'ente che conserva. Grazie. Se ci sono altre domande, non so, però toglierei. Grazie. No, resta lì, Uber. Una domanda anch'io. Prima della domanda, un'osservazione che riparte appunto da quello che vi siete appena detti con Simone. Bisogna, secondo me, tenere anche conto del fatto che la digitalizzazione e la virtualizzazione non è soltanto per una visita via web o da casa, ma è anche per poter consentire all'interno dello stesso museo di vedere meglio oggetti che se no sono difficilmente visibili. Il punto è proprio questo, cioè soprattutto nel contesto, se vuoi, della tridimensionalità. Se voglio vedere bene un busto o se voglio vedere un vaso e non c'è lo spazio, perché nella maggior parte dei musei sono schiacciati, sono resi appunto in una forma bidimensionale, quasi bidimensionale, ecco che si può collocare accanto del reperto, dell'oggetto, una sua riproduzione digitale. C'è questo elemento, secondo me, importante di cui tenere presente nella progettazione. Ecco, fatta questa osservazione, la domanda è questa, cioè tu hai chiuso in modo molto, molto efficace dal punto di vista comunicativo la vostra, no? E anche, se non ricordo male, anche battuto la mano sulla cattedra, no? In questo segno di discontinuità tra il vecchio museo e il nuovo museo, insomma, è quello che dico, che sono d'accordo, hai perfettamente ragione. Ecco, facendo sempre come è necessario fare un po' l'avvocato del diavolo, come si può poi evitare che queste forme di rinnovamento invecchino? Perché questo è il problema, no? Invecchiano in fretta i supporti, invecchiano in fretta i modelli e le stesse informazioni che magari ricostruiamo. Ma in realtà sì, è una domanda molto, molto affascinante, anche perché, appunto, come è stato detto prima nell'intervento, gli stessi musei virtuali sono qualcosa di fresco, che non hanno solo 30 anni, dico solo perché, insomma. Quindi sì, bisognerà sempre trovare nuove forme, cercare di rimanere un po' al passo con la tecnologia che avanza, cercare di differenziarsi il più possibile, insomma. Seguire non solo, appunto, seguire magari l'ultima moda, ma cercare di costruire qualcosa di duratore nel tempo, perché anche i file anche i file digitali comunque hanno una loro sorta di data di scadenza, quindi sì, bisognerà sicuramente concentrarsi dopo questo primo periodo di ok, ci sono questi strumenti, come usiamoli, come possiamo usarli, a una seconda fase, questa che si sta iniziando adesso, sul come conservarli. Quindi è una domanda che purtroppo a oggi non ha, secondo me, una risposta, ma sicuramente bisognerà tentare con tutte le forze, insomma, di trovare modi sempre più innovativi, sempre più sostenibili nel tempo, quindi cercare di costruire qualcosa che possa essere il più duraturo possibile, secondo il mio parere, ovviamente. Io sono d'accordo. Grazie. Sono d'accordo con te, perché è proprio questo il punto, cioè da una parte c'è un avanzamento tecnologico anche a livello di hardware, ma anche di software, che costringe in qualche modo all'inseguimento, però tu hai detto giustamente che bisogna sforzarsi di trovare modi innovativi di utilizzare queste cose qui, perché per non farle invecchiare, ed è possibile, perché proprio per esempio i virtual tour, come hai detto tu, sono una tecnologia che ha 25, forse addirittura 30 anni, quasi, ed è ancora lì, non solo è ancora lì, sta vivendo una stagione di revival molto forte, un pochino dovuta alla pandemia, ma soprattutto per il fatto che è una tecnologia semplice, in fase di realizzazione, relativamente economica, facile da utilizzare per chi poi sarà l'utente finale, ma diventa efficace se
c'è dietro un Uber Gamba che va al Museo Nazionale e sa come impreziosire, arricchire di contenuti la sua esplorazione, e quindi in questa maniera qui secondo me si riesce a mantenere viva più a lungo una tecnologia che altrimenti spesso, per inseguire l'effetto wow, perché siamo anche costretti in certi casi dall'incompatibilità del software con la versione successiva, eccetera, ci costringe un po' a questo inseguimento. Un modo potrebbe essere proprio quello di continuare a lavorare in maniera efficace su tecnologie già esistenti come questa, che alla risposta del pubblico, insomma, risultano ancora efficaci. Quindi sono d'accordo con te. Sì, una sorta, mi è venuto adesso un parallelismo, potrebbe essere anche con, ad esempio, il mondo del cinema, in cui c'è stato quel periodo, 2010 all'incirca, con l'uscita di Avatar. Del 3D, dove qualunque film, grande, piccolo che sia, doveva esserci la versione in 3D. È stata una moda che è durata 3 anni sì, circa, e ora il 3D non esiste più neanche in prodotti che magari avrebbe senso esista, insomma. Quindi, appunto, ricollegandoci sempre al solito, è cercare di sfruttare una tecnologia al massimo delle sue potenzialità, spremerla, diciamo, non spremerla, anzi, in questo caso, ma cercare di dilatarla nel tempo, quindi cercare di renderla più viva e trovare magari nuove chiavi di lettura per, appunto, renderla più longeva. Un altro esempio in questo senso, insomma, è venuto in mente mentre parlavi, è il QR. Il codice QR è un'altra cosa che è nata, è stata usicchiata e poi è stata data per morta perché tecnicamente si riesce a bypassare adesso il codice QR inquadrando direttamente l'oggetto. Però questo è una tecnologia più avanzata che richiede algoritmi più sofisticati, webcam e telecamere, telefoni, dispositivi più avanzati, eccetera, eccetera. Anche il QR in questi tempi sta tornando in auge perché costa meno, è più semplice, è più testato e lo si sta riutilizzando in maniera efficace, sia dal punto di vista della ricerca, non solo nell'ambito del patrimonio, sì, pensa agli alberi che vedi in città con sopra il QR che rimanda ai database, eccetera, e sia dal punto di vista poi della comunicazione, per cui questo può essere è una delle maniere meno invasive di musealizzare le opere che stanno nei musei, eccetera. Quindi il QR è un'altra tecnologia che va mantenuta ancora viva, secondo me, prima di abbandonarla in favore delle future. Se posso aggiungere un'ulteriore cosa, visto che ormai stiamo facendo una sorta di brainstorming su cosa fare per il Museo Nazionale, ecco, una cosa che mi viene in mente, proprio per tenere vivo il tutto e utilizzando anche tecnologia a basso costo dal punto di vista del software, dell'hardware, e semplicemente a costo di personale e di competenze, per dire, inserire percorsi di tipo GIS, che penso che sia una buona cosa, ecco, piuttosto che le classiche didascalie in cui si fanno riferimenti di provenienza, ecco, metterci, fare dei piccoli atlanti nelle singole sale espositive fatte col GIS, potrebbe essere una cosa efficace, insomma. E poi anche riprendere un po' quello che diceva prima Federica Giacomini sul video, no? La comunicazione video è ormai la più efficace e forse la prevalente per tutte le generazioni under 40, se non under 50. Quindi un breve filmato di 45 secondi elaborato in computer graphics senza particolari oneri, senza particolari costi, se ben fatto, ha una capacità di, come dire, di perdurare al di là poi del meccanismo, del supporto tecnologico che lo veicola, di perdurare e di essere efficace, insomma. Quindi dovremmo fare molti video. Federica ride. Bene, grazie. Grazie Uber. Sì. Ci sono altre domande? Se no, va bene. Se non ci sono ulteriori domande o curiosità,
rimane solo da ringraziarvi tutti per essere intervenuti, per aver partecipato e seguito, grazie ai relatori tutti quanti, e vi do appuntamento al 14 di giugno per il prossimo seminario di questo ciclo, come si diceva una volta, stesso posto, stessa ora, anche se si tratta di un appuntamento in parte via etere. Quindi grazie ancora e alla prossima e buona serata. Ciao a tutti, grazie. Simone, buona serata. A voi.